Why in the town, but do you want me to bring you back? Ho l'impressione che ci siano delle novità. Perché? Perché nel precedente video abbiamo montato questo così, per fare un esperimento, per riutilizzare questo magnifico display e questo bellissimo telecomando. Ma io ho già questo, che era del laboratorio, ha funzionato perfettamente, nessun problema, pronto all'uso. Ma dalla Vevor hanno ben pensato di mandarmene un altro. E quindi mi sono detto, ok, proviamolo. Guardiamolo insieme. Ho anche preso un accessorio, che è un tubo di scarico lungo 3 metri, perché se tutto va bene, uno di questi tre io voglio montarlo sopra, in casa, su. Esattamente, lo vorrei montare lì. Lì, se riuscite a vedere attraverso questo muro, è lì che lo vorrei montare, in quel posto lì. Quindi adesso apriamo questo. Io vedo che la confezione è un po' più alta, può darsi che abbiano fatto una miglioria, e la miglioria dovrebbe essere che hanno finalmente aggiunto i piedini, perché io questi ho dovuto farli io, perché sennò il tubo da sotto non ci passa, come in questo qui. Vediamo se è vero che hanno fatto questa cosa. Non trovo più il cabar. E vabbè, userò un altro coltello. Userò questo. Ma prima apriamo questo. Prima di questo. Apriamo questo oggetto qua. Ecco. Sfasciamo tutto. Oh. Non è nient'altro che un tubo gigante e una splendida busta con cui imbustare oggetti. Guardiamo questo tubo. Beh, questo è veramente lungo. Delle pieghe già fatte. Vediamo. Vediamo come suona. No, questo tubo suona malissimo. Ok, tubo, fascette e busta. Sono curioso di vedere com'è, se è un nuovo modello o qualcosa del genere. Questo coltello non taglia, come potete ben vedere, è finto. Vediamo. Allora, intanto il colore già mi piace, vedo un arancione. Allora, qui abbiamo adattatore, flangia, coso che gira nella flangia, che immagino vada qui. Esatto. Questo si ficca, permette la rotazione. Bene. Manuale istruzioni, diverso dall'altro. E poi qui c'è maniglie, e allora lo dobbiamo aprire al contrario, dobbiamo girare, bestemmiare ed estrarre così come uno stronzo. Scatola di cartone. Altra scatola di cartone con accessori, ma vedo che non hanno modificato i piedi, le dimensioni dei piedi di questo oggetto, che però è bellino, mi piace arancione. L'arancione è molto bello. Bello, guardate che bello. Qui c'è un telecomandone gigantesco, guardate che roba. Vabbè, poi lo vediamo. E qua c'è una scatola di accessori. Io ho avuto la tracheite, quindi la mia voce è un po'...
Ah, qua c'è il famoso tubo, il solito tubo dell'aria calda. Qui c'è il tubetto di aspirazione dell'aria. Qua c'è il tubicino dello scarico. Mentre qui abbiamo la marmitta, diciamo il silenziatore, chiamiamolo così, che è sempre lo stesso, con una strana plastichina appiccicata a cazzo. Infatti il pernacchio esce più soffuso. Una staffa, delle viti, minuteria, filtro ingresso aria e altra minuteria, e scatola di cartone, bollicine, adesso lo guardiamo dentro. Guardiamo come è fatto dentro. Perlomeno mi aspetto almeno una miglioria. Se non hanno fatto i piedi di supporto, qui ci sono, vedete, connettore, porta fusibile. Almeno spero abbiano messo il filtro del gasolio. Questo si apre molto più facilmente dell'altro. Ed eccolo qua. Oh, allora, qua abbiamo un tubetto un po' più robusto, bene. Serbatoio. Classico tubo verde del cacchio. E vedo anche qui nessun filtro. Nessun filtro sul gasolio. E va bene, quindi casomai andrà aggiunto. Tutto sommato però mi sembra che sia a posto. L'unità è installata bene, anche se qui forse balla un po', ma è installata bene. Ok, non c'è il filtro, possiamo richiudere. Non ci resta che provarlo, lo dobbiamo provare per forza qui. E quindi lo sposteremo lì, nei posti lì. Ho ritagliato questo che era troppo lungo e l'ho accorciato in modo che posso ficcarglielo qua. Ma attenzione quando ritagliate, perché questo è estremamente tagliente e succede questo. Quindi fate molta attenzione quando fate questo tipo di lavoro. Io mi sono fatto un buchino e vabbè, poco male, perché volevo vedere se riesco a evitare. No, ma devo per forza mettere i due piedi qua. Devo per forza sollevarlo e distanziarlo. Vabbè, comunque, già così mi dà meno fastidio alla vita. Mi ero quasi dimenticato di questa meravigliosa tacca disegnata per avvitare le fascette che sono qua all'interno, e altrimenti da qua non ci si arriva, e allora c'è la tacca. Quindi ora mettiamo anche il tubo dell'aria che va tirato per allungarlo. Tubo dell'aria che può passare benissimo da qui, essere ficcato e fissato con la fascetta. Ora qua la fascetta per un tubo di alluminio e cartone un po' eccessivo, però c'è, e noi gliela mettiamo. Rificchiamo il tubo. Questo è l'ingresso aria fredda.
questo stringerlo, in teoria dovrei poterlo fare da qui. Vediamo. Sì. Non serve stringerlo con una forza inaudita. E questo è l'ingresso aria, il suco. Il tubo di scarico è troppo basso e tubo di scarico troppo basso vuol dire che si brucia il tavolo se io lo provo così lì, quindi devo per forza alzarlo. E qui partono le prime bestemmie al Santissimo Crocifisso, perché io ho tirato questo per tirarlo fuori e scopro che era stato incollato con una specie di una gomma bastarda e questo non si fa, non si fa. Perché se metti la gomma bastarda qui, poi non lo puoi spostare. Questo coso è fatto per essere spostato. Infatti c'è una tacca che permette di inserirlo e rimetterlo a posto, cosa che ora farò, perché, vabbè, insomma, però che cazzo. Ora, questo coso ha le pile? Secondo me non ce le ha. Mi domando come si apra. Ha già le pile, guardate. Perfetto. Spero di non aver acceso l'altra unità. No. Ok, adesso lo colleghiamo. Collegamento in diretta perché voglio vedere se spunta qualcosa sul display. Allora, negativo. E glielo appizzo direttamente qua. Grazie a questo morsetto. Sì. Dovrebbe bastare. Positivo. Ecco. E l'ho attaccato, ho fatto una scintilla. E lui? E lui non fa un cazzo. Ah. No, no, che start eating? Allora, già sento la ventola che fa rumore. Spegniti, bastardo. Spegniti, bastardo. Oh, non si spegne, eh. Ecco, stop. Vaffanculo. Ma vaffanculo! Allora, qua c'è una cosa che tocca sicuramente sulla ventolina interna. Quindi bisogna smascellare l'unità, spaccarsi le unghie per aprire queste cazzo di cose qua. Va bene. Togliere questo cazzo di coso. Ora, perché la ventolina qua fa rumore, qua non è facile, non è facile. Vediamo qualche botterella, riproviamo, on. Sì, dobbiamo risolvere questo problema. Ma vaffanculo. Ed ecco il problema. Questa ventola striscia contro la scatoletta. Ecco, adesso non striscia più. Quindi adesso io regolo questa vite, che è una esagonale del cazzo. Quindi devo prendere una chiave esagonale del cazzo. Io penso che la misura giusta sia questa. Esatto. Svito questo stronzo e lo spingo un po' più indietro, lo tiro indietro e lo avvito fortissimo. Ecco, ora ho creato dello spazio e il rumore è sparito. Questi sono piccoli difetti di montaggio. Stiamo parlando di un'unità economica, ovviamente, ma come vedete è facile da risolvere. Questo pezzetto qua che contiene la scheda madre era shiftato verso fuori e quindi la ventola ci strisciava contro, un rumore fastidioso. Sifoniamo il carburante sperando che non mi caschi addosso. In tal caso sentirete. Questa pompetta è veramente ottima.
io ne metto un po'. Questo è gasolio normalissimo per autotrazione. La mia idea è che questo sarà il riscaldatore del laboratorio, perché quello che ho usato finora è bello sistemato e tarato. Scusate, sto crepando. Quello bianco che vedete lì ai tubi rigidi è stato sistemato a puntino, è il filtro. Questo invece no, questo ancora va rifinito, va sistemato, devo cambiare i tubi, devo montare un filtro. Quindi questo lo lascerò qui e ci lavorerò sopra. Va bene, per adesso direi che come gasolio va bene così. Ah. Chiudere questo tappo a volte induce il fastidio. Adesso io vorrei provare ad accenderlo senza fare nessun priming. Il priming è quella cosa che spiegano di fare per riempire i tubetti del gasolio. Ma io lo accendo senza. Ma vaffanculo. Ok. La ventola si è accesa e gira senza fare rumore. Bene. Questo non so cosa sia, forse una temperatura, un termostatare. Ma vaffanculo, ti ho acceso! Non so cosa sia, aspettiamo. Ficco anche questo, toh! La pompetta pompa, ma in questo momento non sta pompando un cazzo. Come vedete, forse devo stapparlo. Ecco, forse si sta riempendo adesso. Sì, vedo dello schifo. Ecco, sta espellendo del gasolio. Questa è una partenza senza priming. Ecco, è partito, si è acceso, è arrivato il gasolio, si è chiaramente sentito accendersi. Quindi diciamo che il priming non serve. Ed esce aria calda, quindi funziona perfetto. Perfetto. Notevole quantità di aria calda.
Benissimo. Aria molto calda. Fantastico, funziona. Meraviglia. Aria calda, non c'è odore, c'è solo l'odore del nuovo, delle cose nuove. Quando le accendete la prima volta fanno quel classico odore di nuovo. Però esce fuori un'aria calda, wow, pazzesca. Ed ecco, l'unità di combustione, come potete vedere, è a 198-200 gradi all'incirca. Fantastico. 203 gradi. Wow. Fantastico. L'efficienza di queste stufe mi stupefà. Sono stupefatto. Insomma, adesso la spegniamo. C'è questo telecomando che si sbaglia un po' a premere, per cui premo on e premo anche off, quindi bisogna stare attenti. Stop heating, ha detto. Lei parla e tra l'altro augura buon viaggio, perché probabilmente questa unità è pensata per i camper, per i mezzi in movimento. Ora l'unità si sta raffreddando. Ancora aria calda, veramente notevole, quindi questa rimarrà in laboratorio. La fase di spegnimento sta terminando, la temperatura qua è scesa, parla, dimmi qualcosa. Come avete visto, mi ha augurato un felice viaggio, safe journey, e quindi adesso io viaggerò e me ne andrò a fanculo. Insomma, che dire, abbiamo tre unità Vevor. Abbiamo quella di sempre, che ho, diciamo, su cui ho fatto del tuning, e quindi questa probabilmente, su questa mi piacerebbe rimettergli il suo display originale, che era questo, e quindi dovrò fare uno swap di scheda tra questa unità e quella bianca. Questa diventerà l'unità del laboratorio, perché sì, potrei anche lasciarla così e sbattermene di cambiare tubicini e tutto, perché tanto a me che cazzo me ne frega. Oppure potrei usare questa come unità di laboratorio, perché è aperta, e quindi potrei, come pensavo, ficcarla tipo lì sotto, o anche lasciarla così, a me che cosa me ne frega, la lascio così. Devo montare il serbatoio che è lì, è una di queste due, quindi probabilmente quella bianca la porterò su per riscaldare su lì, perché voglio scaldare lì, non so se vedete attraverso queste pareti di roccia, questo calcare, si attraversate di un 5 o 6 metri su, c'è la stanza che vorrei riscaldare con quello lì bianco, e lo porterò esattamente lì, non qui, ma lì. Adesso, ovviamente, come avete potuto constatare, abbiamo avuto del troiaio che abbiamo risolto in breve. Comunque, se la cosa vi dà fastidio, lo rispedite indietro e ve ne mandano un altro. Questo qua aveva questo difetto, devo dire sì, aveva un difetto, è così.
sicurezza, vediamo un po' funzioni, struttura interna che ormai conosciamo bene. Qui spiega dove metterlo nei vari mezzi. Alimentatore maggiore uguale 15 A, bisogna necessariamente usare una batteria, ne ho già parlato nei miei video precedenti su questi oggetti magnifici. Attenzione perché io scopro che ci sono due app per il Bluetooth, cosa che ora preverò, ma non posso farvele vedere perché io sto riprendendo col telefono. Peccato, la nostra unità non è Bluetooth, anche se qua me la descrive come dove cazzo me la descrive come dove cazzo, come standard one without Bluetooth function. Avevo letto male. Cos'altro aggiungere? Funziona, molto bello. Semplice, funzionale, fa quello che deve. Io ve lo consiglio, vi metto il link in descrizione. Questa unità è insanguinata, come potete vedere, insanguinata del mio sangue. Quindi se non sbattessi contro il treppiede della telecamera potrei salutarvi in modo più tranquillo. Ma siccome lui ci mette del suo sempre, allora io sono costretto a bestemmiare. Grazie. Vabbè, che dire, trovate il link in descrizione se vi interessa, è molto bello, fa un'aria calda pazzesca e io finalmente get riddo la stufa a legna che era lì, ma ogni volta era un macello, fumo, schifezze, legname, dolore, fatica, sudore, peso, ghisa e molta fuliggine. Basta, è il momento di dire basta, metto una di queste. Concludendo, cosa dire di questa unità? Beh, intanto parla, è un'unità parlante. E, beh, è praticamente identica a quella che già avevo. È perfetta, funziona, si è accesa al volo, è semplice. Due maniglie, trasportabile, ho fatto i supporti qua. Perché mancano i piedi? Perché queste unità sono pensate per essere montate negli automezzi, nei veicoli, nei camper, nei furgoni. Per cui questo si avvita al telaio e poi sotto qua si fanno i buchi nel telaio per far uscire fuori, sotto la parte sotto del mezzo, insomma, sia il tubo di scarico sia la presa dell'aria. Per questo non ha i piedi. Ecco, questo l'ho messo storto, vedete come sono stato bravo, è storto, forse ho messo storto anche questo, bene, no, questo quasi. E quindi che dire, fa il suo dovere, fa il suo sporco dovere, scalda tantissimo. Quando lo montate, mi raccomando, non potete usare direttamente solamente un alimentatore a 12 volte, ma serve una batteria, è importantissimo che abbia una batteria. Almeno una batteria da 7 A, quella degli UPS. Perché? Perché questa unità non si può mai spegnere di botto. Perché se manca la corrente e si spegne di botto, questa cosa rimane a 250 gradi e scioglie tutto, scioglie il case. Può rischiare di sciogliere e bruciare la scheda madre che sta qua dentro, perché questo calore bisogna che si raffreddi. Infatti la procedura sua di spegnimento spegne la combustione, ma continua a fare girare la ventola per un bel po', come avete visto, in modo da raffreddare l'unità. Se questo non accade, l'unità si danneggia e questa non è una bella cosa. Per cui, quando lo montate, mi raccomando, batteria 12 volt e alimentatore caricabatterie per la stessa. Detto questo, se vi interessa questa unità e altre cose della Vevor, io ho i link in descrizione e che vi danno anche qualche sconto. E se lo comprate con i miei link, a me arriva anche qualcosina, il che mi fa comodo, per cui mi raccomando, se vi serve qualcosa dalla Vevor, contattatemi che vi do dei link per un acquisto diretto. La spedizione è velocissima, 2 giorni, mi è arrivata in 2 fottuti giorni, per cui, bene,
Questo tutto alla prossima, dove parleremo di diesel e di come si conserva il diesel e di una interessante colonia di batteri e funghi che si formano all'interno del diesel. È una cosa molto bella.